Una vera e propria base per il confezionamento della droga, quella trovata dalla Guardia di Finanza durante un blitz congiunto con la Polizia Locale di Vicenza, coadiuvata dall'elicottero della sezione aerea della Finanza di Venezia. Al momento dell'irruzione, le forze dell'ordine hanno trovato nell'appartamento e sequestrato oltre 3 kg di marijuana e sorpreso una donna di origine nigeriana mentre stava confezionando la droga in dosi che sarebbero verosimilmente state destinate al mercato cittadino di Campo Marzio del centro storico. Si tratta di un ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti che ha visto coinvolte oltre 25 militari appartenenti al gruppo di Vicenza, al nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza e della polizia locale di Vicenza, che ha effettuato una serie di interventi riguardanti immobili in stato di abbandono o degrado. In uno di questi controlli è emersa una vera e propria base di confezionamento della droga, ove una donna è stata trovata intenta a confezionare delle dosi di marijuana che sarebbero state poi immesse nel circuito del mercato cittadino. La marijuana era in grosse buste, dal peso tra gli 800 grammi ad oltre un chilo, già suddivisa in dosi di circa 15 grammi. Inoltre, i militari hanno sequestrato 2.200 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. La donna è stata arrestata in flagranza per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.